Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Se non siete ancora iscritti, come vi dico sempre, iscrivetevi. Se non avete ancora spolliciate, spolliciate, non vi costa, è gratuito spolliciare qua su YouTube, quindi spolliciate, soprattutto se i contenuti vi piacciono. Oggi parliamo di dieta, perché mi viene quasi il nervoso, ma no, poi non mi arrabbio mai, quindi sono veramente, non sono uno che non si arrabbia mai, però quando vedo le persone che ti chiedono: ma sei a dieta, perché mangi così, perché fai quello, perché, ma cazzo, mangio così perché mi fanno cagare certi cibi, perché devo introdurre nel mio corpo dei cibi spazzatura, ma a me, sarebbe a me da chiedergli: ma perché mangi quello, solo perché la società ti dice che quello sono le cose buone, che tutti devono mangiare quello, che tutti devono andare in quella direzione, allora tu stai mangiando cibi di qualità. In realtà è il contrario, io sto mangiando dei cibi di qualità, frutta, verdura, cibi poco elaborati dall'industria, cibi che vado a ricercarmeli proprio, vado in agrimacellerie, vado, ho la fortuna che mio papà ha un'azienda agricola, quindi la verdura me la vado a prendere direttamente dal contadino. E questi sono i cibi di qualità, non è questo il cibo spazzatura. Ma io non faccio fatica a mangiare così. Ogni tanto, e mi capita, perché come vedete anche in tanti vlog, sono uno che ama la vita, mi piacciono i cibi goderecci, quindi non è che sono uno che si priva di niente. Però quando mangio i cibi un po' più elaborati, il mio fisico me ne accorgo che soffre. Impiego di più a digerire certi alimenti che sono così talmente elaborati, ci sono talmente tanti miscugli all'interno, e fatico a mangiare quello. Non nascondiamoci dietro all'hamburger, quindi attenzione, non siamo, lo ripeto, non siamo a dieta, ci godiamo la vita, mangiamo cibi di qualità e tutto questo ci permette di avere un fisico di qualità e in salute. Giriamo la medaglia, le persone che mangiano schifezze, io mi domando: ma come fate a mangiare cibi che a volte non si sa neanche cosa c'è lì dentro, no? Cibi che magari stanno lì 2 anni su uno scaffale, voi mangiate uno di questi cibi. Ma ragazzi, ci rendiamo conto che ci sarebbe, c'è lì qualcosa da chiedersi, solo perché la maggior parte delle persone, fortunatamente non tutti, perché fortunatamente tutti quelli che seguono il mio canale sono persone che si allenano, amano il cibo, amano la vita, quindi scelgono grande cibo e cibi di qualità, però ci rendiamo conto che la maggior parte delle persone è pilotate dalla pubblicità a mangiare cibi che fanno veramente cagare, vengono elaborati per dargli un mix di gusto studiato proprio a livello di marketing per far sì che possa piacere, ma tutto quello che c'è lì dietro, tutto quello che c'è lì all'interno, se voi leggete, se io mi prendo una pesca, l'unico ingrediente che c'è è la pesca. Se mi prendo una barretta o qualsiasi, voi leggete, c'è un trafilotto così di ingredienti. Ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va? Lo scopo di questo video è cercare di motivarvi a cercare di mangiare i cibi più sani possibili. I cibi più sani possibili sono quelli meno elaborati dall'industria, quelli che hanno meno ingredienti al loro interno. Se c'è un solo ingrediente, perfetto. Se mangiate alimenti con un solo ingrediente, perfetto. Leggete e guardate, ma qualsiasi cibo confezionato voi potete andare a prendere, leggete e ci saranno dietro 10, 15, 20 ingredienti, a dimostrazione di quanta elaborazione chimica c'è per riuscire a mantenere quell'alimento sullo scaffale. Quindi scegliete cibi di qualità, non siamo a dieta, non mangiamo cagate. Spolliciate, mi raccomando. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!